ancora qua che sto assumendo tutto quello che loro mi hanno dato. No, è stato fighissimo, era pienissimo. È stato bello perché loro sono super carichi e quindi io lo ero il doppio. Senti, conclusa l'esperienza ad Amici, hai fatto un album, raccontaci un po' della tua situazione, quello che stai facendo e quello che farai. Sì, beh, in realtà adesso ho il disco, è appena uscito il mio secondo singolo, che è stra importante per me perché comunque l'ho scritto 3 anni fa e l'ho tenuto nel cassetto proprio per questo momento, quindi sono stra felice. Di tour se ne parla? Sto già facendo dei live, quindi tutti i miei, e ho già fatto 3-4 date. Ho vissuto un'estate strapiena, però cioè bellissima. Sul palco stasera c'era anche J-Ax, che è stato un po' insomma il tuo maestro, insomma è stato il tuo tutor. Come è stato? È stata un'emozione unica perché comunque capisci che Amici non è solo ok, c'è chi vince, c'è chi perde. Sono passati 3-4 mesi, forse di più, e sono qua sullo stesso palco di J-Ax a fare delle cose mie, lui delle cose sue, e poi ci troviamo in un duetto. Cioè, lui mi ha insegnato tantissime cose, ci ripeteva tantissimo il fatto che la differenza l'avremmo fatta noi una volta fuori da Amici. Poi sai, quando sei dentro non te ne rendi neanche conto, perché sei dentro, concentrato 100% e pensi sì vabbè, fuori succederà dopo, io voglio concentrarmi adesso. Però è vero, in realtà può andare bene, male, ma quello che succede fuori sei proprio tu a fare la differenza. Insomma, si è comportato veramente da zio, no? Sì, è stato un signore. Beh, un saluto agli Amici di Fanpage. Un saluto grandissimo da Chiara agli Amici di Fanpage. Un bacio.